Grazie.
Dottore, giornate come queste fanno bene? Queste fanno benissimo a tutti, soprattutto ai nostri ospiti, che vedete come sono numerosi e allegri. Direi che questa forse è una parte più importante della terapia che possiamo fare, oltre a tutte le altre terapie. È una terapia di supporto psicologico, è un momento di animazione, colloquiano fra di loro, si forma il gruppo in poche parole. Quello che noi vogliamo formare è il gruppo di persone che continuano la loro vita come nella loro vita familiare prima, e quindi qui vogliamo creare un ambiente più possibile familiare, ecco, lo scopo è questo, che possono interagire fra di loro. Anche perché la giornata è lunga. La giornata è lunga, però qui in questa struttura poi c'è tutta la parte di animazione, quindi c'è proprio il personale addetto all'animazione, c'è anche la pet therapy, cioè la terapia coi cani, che è importantissima, c'è la fisioterapia importantissima, motoria soprattutto, e adesso uno dei progetti che grazie alla nuova direttrice e alla direzione regionale cerchiamo di mettere in piedi, sfruttando la presenza del vecchio pneumologo, visto che l'affluenza di malati respiratori è importante, di pensare anche alla riabilitazione respiratoria. Quindi stiamo facendo un ciclo di lezioni con personale specialistico proprio per addestrare il personale al trattamento, alla fisiochinesioterapia respiratoria. Quindi questo è un impegno grosso che abbiamo, soprattutto nei confronti dei nostri ospiti, perché è una parte integrante della terapia, oltre a quella medica, il trattamento respiratorio in questi malati. La presenza del medico o dei medici è molto importante. La presenza dei medici è molto importante, qui poi c'è una presenza costante, perché c'è la presenza del medico mattino e pomeriggio, che ci alterniamo, e volontariamente, ma anche spalleggiati dalla direzione, abbiamo dato la nostra disponibilità per una reperibilità 24 ore su 24, quindi noi vogliamo essere informati di tutto, e siamo pronti anche a correre sul posto in caso di bisogno, oltre poi la guardia medica, tutto il 118, però finché possiamo desideriamo gestire i nostri malati nella loro casa, nella loro famiglia. Ecco. Oggi però siamo a una festa, parliamo anche di musica, allegria. Musica, allegria, focaccia, tutto bene, tutta quindi giornata bella di allegria, vedete che i nostri ospiti stanno bene nonostante il caldo, quindi sono ben idratati, quindi tutto bene. Un consiglio per il caldo alle persone anziane? Il consiglio per il caldo è sempre quello di stare al riparo dal sole, bere molto e starsene al fresco, questa è la cosa più, ma soprattutto bere, l'idratazione è la cosa più importante. Oggi siamo in festa. Sì, decisamente siamo in festa. Questa è una delle nostre tante manifestazioni, eventi per i nostri ospiti, per i parenti dei nostri ospiti, perché il nostro gruppo, la nostra residenza, ci tiene molto a mantenere vive le tradizioni, vive la loro attività, la loro normalità, e quindi abbiamo deciso in quest'estate di manifestare il nostro affetto nei loro confronti dedicandogli delle serate. Abbiamo fatto la grande abbuffata quando in centro storico c'era la grande abbuffata, anche all'interno della residenza è stata fatta, ha avuto un grande successo. Allora questa sera con l'animatrice Sara Sturlese ha avuto questa idea di fare il white dinner, quindi abbiamo chiamato un angolo di Recco dove ci preparerà la focaccia al formaggio, poi avremo altre pietanze. Insomma, musica, focaccia e allegria. E allegria, tanta musica, stasera anche musica, qualche ballo, e ci fa piacere perché poi tendenzialmente anche i nostri vicini affluiscono alla festa. Fanno festa. Sì, fanno festa anche loro, sì, fanno festa anche loro. Sono in mezzo alle signore Maria e Elisabetta. Cosa ci fate qua? Come va la vita? Benissimo. Un albergo, come un albergo diciamo. Ma tutto bene. Sì. Un albergo 5 stelle mi sembra. 5 stelle, sicuro, proprio 5 stelle. Lei da dove viene? Io vengo da Milano. E come mai a Chiaveri? Perché mia figlia ha la casa lavagna. E allora per non lasciarmi da sola ho trovato questo albergo qua. E si trova bene? Sì. E lei Maria da dove viene? Io nata a Cogorno, però abito a Chiavari in via Marina Giulia 91D. Vabbè, allora siamo nati nello stesso comune. Sì. E oggi siete pronte per la festa? Sì, pronti, anche per la musica.
La musica, che musica le piace? Tutta quella da Giovanni. Tutta, ma tipo? A me tutta. Quella italiana? Italiana, beh, poco inglese perché capisco niente. Ma un cantante italiano che le piace? Tutti quanti. Tutti, io ascolto tutti. E un nome no? Celentano, Mina, tutti i miei del mio tempo. Sì, ma sono sempre buoni, bravi. E invece lei è un cantante? Celentano. E poi? E poi Gianni Morandi. E un po' di musica da discoteca? No. Tutto, no, a me mi piace il latino, anche il latinoamericano, altro che. Ecco, perciò qua dopo bisogna togliere i tavoli, Per la danza. Poi avete anche la focaccia di Recco. Avete già mangiata? Io sì. La conosce? Adesso, sì, l'ho già mangiata, che era andata a Recco, allora l'ho mangiata. Adesso stasera vedremo, qui va tutto bene in ogni modo. E invece le milanesi conoscono le focacce di Recco? Sì, chi viene in Liguria sì, il mio genero me la riporta sempre quando viene a casa. Bene, allora vi lascio stare perché sennò vi ho disturbato già troppo. Facciamo. Grazie di tutto. Facciamo un po' un saluto a chi ci sta guardando. Salute, ciao, stiamo bene. Benissimo, è da Cogorno? Ciao, buonasera. Saluti un po' tutto Cogorno su. Senz'altro. Grazie a loro anche della gentilezza. Beh, te le pace, la guarda lei? Sì. Sì, tanto. Diego, oggi musica. Sì, oggi musica ed è bellissimo perché questa per me è la terza volta che praticamente vengo qua in questa bellissima struttura ed è emozionante fare musica per questi meravigliosi ospiti della struttura e tutto bello. Dove c'è musica c'è allegria e c'è sorriso negli ospiti ed è la cosa più bella. Allora, Diego Sanguinetti, di dove? Di Levi. Perciò sei proprio alla base qua. Sì, siamo qua vicino, siamo praticamente, ci chiamo quasi in casa praticamente. Bene, allora da sempre ti ho visto con la fisarmonica. Sì, praticamente io si può dire che sono nato con la fisarmonica alle spalle ed è una grande passione che diciamo deve continuare perché è bellissimo. Dicono che quando chiudo gli occhi sembra che sia in connessione con gli angeli, per me è bellissimo. Allora così, facciamo un pezzetto in diretta, dai, che poi magari ti sentiremo, ma ne facciamo un pezzetto che piace a loro. Un grande classico di queste zone che quando lo faccio piace molto, è un valzerino che si chiama Stornello, è di un mio grande carissimo amico e collega. Vai, intanto così salutiamo, Grazie Diego, un saluto a tutti. Ma quando hai iniziato a suonare? Ho cominciato tardino, a 16 anni, però per chi vuole cominciare non c'è età, uno comincia la passione e quindi è bellissimo. Bene. Ciao Diego, un saluto a tutti e alla prossima. Arrivederci. Ciao.